cardinale raggiunge a sua volta il pulpito alto, da cui proporrà all'assemblea, che veramente si è fatta numerosissima, la sua riflessione nell'omelia che ci apprestiamo ad ascoltare. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la luce risplende su di noi, così abbiamo pregato. È venuta nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, proclama Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Per questo il profeta Isaia ci ha invitato: venite, camminiamo nella luce del Signore. Anche noi, in questa notte santa, ci siamo messi in moto molto numerosi, convocati, cioè chiamati insieme dal Dio bambino qui nel nostro Duomo, la casa dei milanesi, casa ospitale, aperta a tutti i membri della famiglia umana. Stiamo qui ed ora facendo l'esperienza di cui ci ha parlato lo stesso brano evangelico appena proclamato. Ci ha detto: noi abbiamo contemplato la sua gloria. Noi ora contempliamo, vale a dire guardiamo con intensità di cuore e di mente, stupiti e commossi, la presenza di Dio che agisce nella storia. Questo è il senso biblico della parola gloria, la presenza di Dio che opera nella nostra storia. La solenne processione di ingresso con cui qui in Duomo e in questa notte santa in tutte le parrocchie e comunità della diocesi accogliamo, introduciamo nell'azione liturgica della nostra Chiesa ambrosiana il nuovo, artistico, coraggioso evangeliario donato dal carissimo cardinale Tettamanzi. È questa processione solenne con l'evangeliario un riflesso luminoso di questa opera, di questa gloria del Dio bambino che trasfigura le nostre povere esistenze. Insiste Giovanni: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. In questo versetto del prologo sintetizza l'evangelista l'assoluta novità del cristianesimo, la sua differenza specifica. Infatti la luce di cui ha parlato all'inizio è una persona reale, è una persona luminosa, è il figlio unigenito che viene dal Padre. Con la parola carne, Giovanni ha scelto deliberatamente un termine che esprime bene la nostra condizione umana nella sua finitezza, nella sua contingenza. Già nell'Antico Testamento la carne, senza essere in sé cattiva, rappresenta tutto ciò che è transitorio, mortale, imperfetto. Noi sappiamo inoltre che la carne è stata ferita dal peccato e per questo domandiamo riscatto, come ci ha insegnato
Paolo nell'Epistola ai Galati. Ebbene, il Natale del Salvatore è il Natale della nostra salvezza. Così ci farà pregare fra poco il prefazio. È il Natale del riscatto della carne, della finitezza che ci costituisce come uomini. Il Verbo, il Figlio di Dio, ha assunto la nostra carne, e la carne, come ci ha detto Tertulliano, è diventata il cardine della salvezza. Questa finitezza, assunta dall'infinito, è diventata la strada della nostra eternità. Agostino afferma: egli nacque affinché noi rinascessimo. Lo esprime bene un'altra volta il prefazio con tre sintetiche affermazioni che ora dobbiamo fare nostre e portarle con noi per i giorni a venire. La prima, dice il prefazio, al mortale è promessa la vita, alla carne è promessa la vita, al mortale, in concreto questo significa a te, a me, a noi tutti è donata la vita senza fine fin da ora. Seconda affermazione, al peccatore è rimesso il peccato. Se non resistiamo alla forza dell'amore appassionato di Gesù bambino, il perdono, vale a dire il pieno riscatto della nostra libertà, diventa una opportunità reale. Infine, dice il prefazio, anche il mondo rinasce in questa notte santa. Infatti, la sua gloria opera la salvezza per tutta la famiglia umana, anche per la nostra, in questo inizio del terzo millennio, attanagliata dal travaglio e dalle difficoltà della crisi. La riprova di questo triplice frutto dell'incarnazione di nostro Signore viene dal dono di essere resi in Lui figli. Dio mandò il suo Figlio, insiste l'Epistola, perché ricevessimo l'adozione a figli. Ebbene, fratelli e sorelle, di essere figli, non di essere stati figli, ma di essere figli ora. Ognuno di noi, soprattutto in tarda età, sente la struggente necessità. Ebbene, Gesù bambino continua ad elargirci il prezioso dono di poterci rivolgere personalmente, in maniera unica e singolare, a Dio, chiamandolo, come ci ricorda ancora la lettera ai Galati, Abba, Padre. Ma in che modo, chiediamoci ancora, il bambino Gesù procura la nostra salvezza? Il Figlio di Dio, con la sua venuta nella carne, introduce nella storia una forza potente di unità. Ci ha detto la prima lettura, il monte del Tempio del Signore si innalzerà sopra i colli e ad esso affluiranno tutte le genti. La visione di Isaia prospetta un movimento opposto a quello di Babele. La sua visione ci dice che la storia con il Salvatore non è più un agglomerato disperso di frammenti, ma possiede un orientamento unitario di pace per tutti gli uomini e per tutti i popoli. Ma come? Come si può affermare questo se guardiamo al panorama che l'oggi ci presenta? Crisi, guerre, fame, emarginazione, miseria, dolore, disordine. Dov'è?
Dov'è questa salvezza? Anche noi cristiani talvolta siamo smarriti di fronte a questo dato. Dov'è questo orientamento di unità e di pace se poco o niente di nuovo si riesce a vedere dopo la redenzione? Niente di nuovo dopo la redenzione, si chiedeva già Agostino. Ebbene, risponde il Vangelo, venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. L'opera del Salvatore è in atto, come il seme sotto la terra, come il primo germoglio, ma attende la libertà dell'uomo, la tua libertà, la mia libertà, chiede di diventare manifesta in ogni uomo, provoca inevitabilmente la nostra libertà. E allora noi, in questa notte, ognuno di noi personalmente è chiamato a prendere posizione di fronte al Dio bambino. E come? Con la fede. La fede è la risposta piena.